Dolcezze, oggi videoblog, avevo voglia di chiacchierare un po' con voi, ma soprattutto dirvi come procede la gravidanza. Ogni giorno in tantissime me lo chiedete sempre, vi chiedete quanto tempo manca e allora ho deciso di fare questo video appunto per informarvi un po'. Manca pochissimo, mancano 36 giorni, quindi poco più di un mese. E sono emozionatissima, anzi siamo, io, il mio fidanzato e la mia famiglia, non vediamo l'ora di vedere Mia, di conoscerla, di stringerla tra le nostre braccia e quindi è un'emozione fortissima. Non vedo l'ora di vedere la faccia del mio fidanzato quando vedrà per la prima volta sua figlia. Sarà una sensazione unica, una sensazione meravigliosa. Come mi sento? Sono preparata perché ho già tutto pronto, ho già pronta la valigia per la piccola, quindi sono già pronta all'evento, però sono impreparata perché un pochettino di ansia c'è, è il mio primo figlio, quindi sono un po' ansiosa anche, però ho vicino tanto la mia famiglia e quindi tutte le paure spariscono. Adesso vi faccio vedere qualche vestitino di Mia, quelli che sono riuscita a prendere, che erano all'inizio della valigia. Allora, vi faccio vedere due tutine pesanti. Eccole qua, guardate che piccole. Ah, che bella. Poi c'è questa qui che è gialla, l'abbiamo voluta prendere anche gialla. Carinissima. Mamma, che emozione tenerle in mano queste tutine. E poi ci sono quelle più leggere. Sono di Winnie the Pooh. Questa qui, io amo Winnie the Pooh, quindi poi c'è questa qui, eccola qua, mamma che tenere. Poi vi faccio vedere il cappellino, il cappellino con le orecchie, guardate che carino, troppo tenero. Poi il cappottino che io adoro. È troppo dolce, non vedo l'ora che ci sia dentro Mia. È troppo dolce, guardate qui che dolcezza. Poi ci sono le scarpine. Tremo nel farvele vedere perché sono troppo piccole, veramente. Sono leggere, sono, hanno il tessuto tipo in calza. Però, visto che poi c'è il cappottino chiuso da sotto, non prenderà freddo. Poi vi faccio vedere una cosa, bellissima a cui tengo molto. Ed è il fiocco di quando nascerà Mia. È un regalo di una ragazza che mi segue e si chiama Antonietta. Io ti mando un bacione, Anto. Io e la mia famiglia ti ringraziamo perché sei stata favolosa, gentilissima e bravissima, veramente. Eccolo qua. È bellissimo. Lei sa che mi piacciono i personaggi Disney, quindi. Poi Minnie in particolare. Ed ecco qui il fiocco della nascita. Grazie Anto ancora, troppo gentile. Questi appunto erano alcuni vestitini che sono riuscita a farvi vedere. Poi ovviamente quando nascerà ve ne farò vedere di cose, condividerò con voi tutto. Quando nascerà Mia ovviamente vi farò avvisare qui su YouTube e anche su Facebook, così lo saprete in diretta, tra virgolette. Devo rispondere a una domanda in particolare. Una ragazza mi ha detto, quando nascerà Mia, tu continuerai a fare i video, vero? Allora, dolcezza, sì, continuerò a fare video, video frequenti come sempre, non cambierà nulla nel mio canale, anzi cambierà in meglio, perché farò i video con una luce diversa negli occhi, vedrete una luce diversa nel mio volto, perché qui vicino a me ci sarà mia figlia e quindi farò i video con più felicità e quindi non cambierà nulla nel mio canale. Volevo salutare due ragazze, una è Ollino86. E ti mando un bacione, visto che ti ho salutato anche a te, dolcezza. Poi la mia migliore amica, Valentina. Io, Vale, ti mando un bacione, muah, e ti voglio bene. E poi salutare voi, dolcezze, ma non il solito saluto. Ciao, ai prossimi video, un saluto speciale. Il saluto speciale è salutarvi con Mia. Eccola qui. Come vedete è lievitata tantissimo la pancia dall'ultima volta. È grande, grande, grande. Eccola qua. È pesante, direi, la signorina all'interno. Eccola qui, la signorina, che
che si fa sentire con dei mega calcetti. Infatti, se mi vedete saltellare nei video ogni tanto perché lei calcia. Eccola qui, la furbettina, che non vede l'ora di vederci. Ora vi mandiamo un bacione grandissimo e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!